Bentrovati ad una nuova puntata. Apriamo parlando di economia con l'apertura a Terni dello sportello microcredito dell'organizzazione sindacale Unione Lavoratori Europei. Un punto informativo su iniziative di microcredito e autoimpiego, come ci racconta Nicola Torrini nel servizio. Adesso anche a Terni è attivo uno sportello microcredito per fornire informazioni dettagliate sulle iniziative di microcredito e autoimpiego attive a livello nazionale, regionale e locale. Un'iniziativa dell'organizzazione sindacale Unione Lavoratori Europei, frutto di una consolidata collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito. Questo di Terni, in pieno centro in Corso Tacito 5, è il primo punto informativo di questo genere a livello nazionale promosso dall'organizzazione sindacale e avrà anche il compito di coordinamento nazionale. Qui a Terni oggi l'Unione Lavoratori Europei ha voluto con determinazione offrire questo servizio non solo ai propri associati ma alla città complessivamente, proprio perché il microcredito oggi è uno degli strumenti più potenti per soddisfare i bisogni delle persone. L'accesso al credito è fondamentale. Noi ci occupiamo dei non bancabili. I non bancabili sono tutti coloro che in assenza di garanzie non possono accedere al credito e quindi lo sportello darà tutte le indicazioni necessarie sui prodotti che oggi vengono offerti nel mercato. Sono importantissime opportunità considerando le possibilità che si vanno a creare a giovani fino a 30 anni, a donne disoccupate, a uomini disoccupati che altrimenti non si potrebbero né generare né rigenerare nel mondo del lavoro. Con la misura dell'Ente Nazionale Microcredito mettiamo a disposizione fino a 50.000 euro per la realizzazione di nuove imprese. Quindi questo permette, senza alcuna garanzia, quindi la cosa importante nel concreto è che questi giovani, queste donne, questi uomini non hanno bisogno di garanzia di alcuno, perché è l'ente microcredito che garantisce per loro. Allo sportello di Terni gli utenti possono essere orientati verso l'accesso ai finanziamenti con percorso di assistenza e tutoraggio. Possono inoltre ricevere informazioni e assistenza sui prodotti microfinanziari più recenti, valutando diverse opportunità legate al mondo e agli strumenti microfinanziari. Tutto ciò con l'obiettivo di favorire l'inclusione e l'accesso al credito per la creazione di impresa attraverso la promozione degli strumenti di microfinanza. È un'occasione importante per il nostro territorio, soprattutto in questo periodo in cui la crisi ha messo a dura prova tante comunità. È uno strumento, credo, che vada nella direzione di combattere sia quella che è l'esclusione, soprattutto l'esclusione dal punto di vista delle possibilità di approvvigionamento finanziario, la cosiddetta non bancabilità che purtroppo colpisce molte, troppe persone, e offre per contemporaneamente quelli che possono essere degli strumenti, come si diceva prima, di crescita del nostro territorio attraverso anche la creazione di nuove attività imprenditoriali e quindi di posti di lavoro. Ora cultura, perché nel vivo l'undicesima edizione del Narnia Festival diretto da Cristiana Pegoraro e Lorenzo Porzio. Il cartellone propone ancora a Narni tanti eventi all'insegna della contaminazione tra le arti sul fil rouge della musica. Dopo il grande successo dell'inaugurazione con il concerto Fantasia Italiana al San Domenico Auditorium Bortolotti di Narni e lo spettacolare evento da Gershwin ai Beatles davanti alla Fontana dello Zodiaco recentemente restaurata in Piazza Tacito a Terni,
Prosegue il Narnia Festival fino a domenica 31 luglio. La kermesse, diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro e dal maestro Lorenzo Porzio all'undicesima edizione, continua a esprimere grande qualità nella proposta con ospiti del panorama nazionale e la sua capacità di spaziare tra le arti sul fil rouge della musica. Lunedì 25 luglio swing con Tuvo Falamericano al Teatro Manini di Narni dedicato all'Italian Swing di Carosone, Rabagliati e altri. Il 26 luglio, nella suggestiva cornice del vicolo Belvedere, ci sarà Jazz al tramonto, mentre il 27, alla sala espositiva Caracciolo del Beata Lucia, il Narnia Festival ospita Due vite su un pentagramma. Deborah Caprioglio e Germano Rubi leggono passi dai diari di amore e follia di Clara e Robert Schumann, accompagnati al pianoforte da Cristiana Pegoraro. Il 28 luglio è prevista la visita privata al Museo Eroli con un concerto esclusivo davanti alla pala del Ghirlandaio, mentre al Teatro Manini va in scena Donne di Cuori, viaggio nell'universo musicale di grandi interpreti della canzone italiana con Luisa Corna accompagnata dalla chitarra di Gian Domenico Anellini. Venerdì 29 luglio il Dipartimento di Musica Brasiliana del Festival sarà in concerto all'Auditorium San Domenico con Sounds of Brazil e sabato 3 appuntamenti. Flauti e chitarre in concerto al Teatro Manini, Insieme per la Musica al Beata Lucia con insegnanti e allievi del campus in concerto e recital al pianoforte di Ludovico Mammola, vincitore del concorso Olimpiadi della Musica 2019 al San Domenico. Gran finale domenica 31 luglio con le colonne sonore dei film storici al Teatro Manini, in cui si esibirà il pluripremiato Marco Verba in veste di pianista e compositore, e il concerto Forever Mozart al San Domenico con l'orchestra del Narnia Festival, formata da insegnanti e allievi dei corsi, diretta dal maestro Lorenzo Porzio. Parliamo ancora di musica perché nel capoluogo umbro ha preso il via il Music Fest Perugia. In città fino al 16 agosto, tanti appuntamenti per ascoltare grandi maestri e giovani prodigi della musica classica in concerto. Dopo la sospensione dell'evento nel 2020 e l'edizione ridotta del 2021, il Music Fest Perugia torna carico di energia ed entusiasmo nel capoluogo umbro per la sua 16ª edizione, con circa 50 appuntamenti fino al 16 agosto in due sessioni. Attraverso la direzione artistica di Lana Vered, pianista di fama mondiale, e quella esecutiva di Peter Hermes, quest'anno il Festival di Musica Classica si farà portatore di un messaggio di speranza e pace per le vittime della pandemia e della guerra in Ucraina e si dislocherà come sempre in diverse location del centro storico, Sala dei Notari, Basilica di San Pietro e Chiesa di Santo Spirito. La cosa che è unica del nostro festival è che c'è musica tutto il giorno. Abbiamo le masterclasses, abbiamo le marathon dove tutti suonano qualcosa, c'è l'orchestra, c'è le lezioni, c'è le prove, c'è l'allenate, c'è tante cose insieme e che la giornata è piena di musica. Dunque Perugia sarà piena di tanti musicisti giovani e bellissimi che amano che la cosa che loro fanno. E che noi dobbiamo continuare questa arte e questa musica per sempre. Perugia torna ad essere di nuovo la città vivace che era prima della pandemia, anzi forse lo è ancora di più, e in questo contesto il ritorno ai Music Fest, per cui ringrazio Peter Hermes e Ilana Verd, è un motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Oltre 40 musicisti affermati e direttori d'orchestra del panorama internazionale della musica classica, presenti in veste di maestri e artisti, affiancati da 150 allievi che arriveranno da diversi paesi del mondo: Argentina, Brasile, Canada, Cina, Corea, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Israele, Stati Uniti e Svizzera. Tra questi anche prodigi e upcoming stars di tutte le età, come Lucas Yao, che con i suoi 7 anni è il più piccolo partecipante del Music Fest Perugia. Avremo grandi nomi come appunto la direttrice artistica Ilana Vered,
Davidovic per quanto riguarda il violino, Daria Niceva sempre per quanto riguarda il violino, Marcus Groh per quanto riguarda il pianoforte, insomma nomi di altissimo calibro, anche come direttore Mario Stravinsky, nipote del noto compositore Igor Stravinsky dello scorso secolo. E poi ancora le soprano Eva May e Ion Seo. I giovani studenti poi avranno l'occasione unica di esibirsi insieme alle orchestre sinfoniche, la Virtuosi Brunensis e l'Europa Musica. Tra le novità c'è la competizione internazionale di pianoforte, in cui una giuria composta dai professori del Music Fest Perugia decreterà i migliori 10 giovani musicisti, premiandoli con altrettante borse di studio per partecipare alla prossima edizione del festival. Città della Domenica. Il primo Family Park d'Italia è a Perugia e ti aspetta per vivere emozioni senza tempo. Esci di casa, entra nel divertimento con Città della Domenica. Desideri un ambiente caldo ed accogliente? Solo Pellet ha la soluzione giusta per te e la tua stufa. Con un'esperienza pluriennale nel settore delle energie rinnovabili, Solo Pellet è a Bastia Umbria dell'Era di Corciano. Da noi trovi pellet da riscaldamento delle migliori qualità, un team di esperti in grado di consigliare il prodotto più adatto alle tue esigenze e un completo ed efficiente servizio di assistenza. Solo Pellet, riscaldiamo il tuo inverno. Riscaldamento, condizionamento, trattamento acqua e wellness. Forte di un'esperienza pluriventennale, l'azienda Manutec di Ponte Valle Ceppi di Perugia è specializzata nell'installazione, assistenza tecnica e riparazione di caldaie e condizionatori. Parole d'ordine: professionalità, competenza, disponibilità e rapidità. Manutec è a Ponte Valle Ceppi di Perugia in via dei Mestieri 9. C'è grande trepidazione per il ritorno del Palio delle Barche a Passignano sul Trasimeno. Fino al 31 luglio va in scena l'evento che culmina con la rievocazione storica e la gara in strada e in acqua. Per noi Nicola Torrini. Il paese è in fibrillazione, già per le strade e per le vie si respira aria di palio. Da domenica inizierà, però già siamo pronti e già siamo tutti emozionati nel poter rivivere questa che è la grande festa di Passignano, che coinvolge turisti, cittadini, associazionismo, quindi spazi sociali e spazi turistico-ricreativi. È in questo vivace clima che a Passignano sul Trasimeno torna l'attesissimo Palio delle Barche, manifestazione di rievocazione storica ispirata alla battaglia del 1495 combattuta nel borgo lacustre tra le nobili famiglie perugine dei Baglioni e degli Oddi. Dopo 2 anni di stop forzato dovuto alla pandemia, il borgo lacustre ripropone così quello che è ormai uno degli eventi estivi più importanti del Trasimeno e non solo. 8 giorni di festa da domenica 24 a domenica 31 luglio. Si respira un'aria frizzante a Passignano, c'è tanta voglia di condividere, di stare insieme, di tornare a correre il nostro palio. La sfida vera e propria tra i 4 rioni cittadini, Centro Storico, Centro 2, Oliveto e San Donato, andrà in scena il 31 luglio e coinvolgerà 250 giovani passignanesi.
La gara prevede infatti una prima fase in acqua a bordo delle tradizionali barche del Trasimeno, a cui prendono parte due rematori e una portabandiera per Rione. Giunti al pontile, prende il via una forsennata corsa barca e spalla tra le ripide e strette vie del centro storico, a cui partecipano 60 ragazzi per Rione. Infine, un'ultima parte di nuovo in acqua fino all'approdo a riva, dove il primo che riesce a inserire la bandiera del proprio Rione nella brocca si aggiudica il palio. Chiaramente dietro la parte sportiva c'è tutta una struttura che è fatta da volontari esclusivamente, che si premura di che questa festa riesca al meglio, dalla taverna, aperte già da domenica 24, tutte le settimane con spettacoli storici e mercatini. Uno degli eventi più importanti è il lunedì 25, l'incendio del castello, spettacolo pirotecnico musicato che raduna, insomma, riesce a radunare dopo tanti anni molto pubblico. È veramente un evento aggregativo, è sicuramente un veicolo trainante per il turismo locale. Noi valorizziamo molto il territorio con la cultura, con lo spettacolo, con i prodotti del territorio che noi mettiamo in tavola nella nostra taverna, con la storia e con le tradizioni. Elisa ha aperto a Marciano con il suo Back to the Future Live Tour la 20ª edizione di Musica per i Borghi, il festival di musica etnopopolare. Dopo una serie di eventi, si chiude a Deruta il 28 luglio con il concerto di Sherrita Duran. Ha fatto registrare il tutto esaurito e un grandissimo successo il concerto di Elisa a Marciano, con oltre 2000 presenze allo stadio comunale Ceccarini. Unica tappa umbra del Back to the Future Live Tour dell'artista, ha aperto la 20ª edizione di Musica per i Borghi, il festival di musica etnopopolare organizzato con il contributo della Fondazione Perugia, ha festeggiato così i suoi 20 anni con un evento spettacolare. Questa nostra manifestazione, che oramai è giunta al ventennale, non poteva trovare sinergia migliore se non con questa cantante così brava, così attenta anche alle tematiche dell'ambiente e della sostenibilità. Musica per i Borghi non ha bisogno di ulteriori presentazioni, è oramai una manifestazione che è entrata nel panorama musicale non soltanto ovviamente a livello regionale ma a livello nazionale e non solo. Crediamo che con questo concerto abbiamo dato ulteriore dimostrazione dell'altissimo livello qualitativo legato alla realizzazione di questo obiettivo duplice di ascoltare e apprezzare buona musica e di valorizzare i nostri territori, i nostri borghi, appunto, Musica per i Borghi. In cartellone, dopo l'omaggio alla musica napoletana con musicisti che hanno calcato palchi nazionali insieme a Renzo Arbore e due serate in collaborazione con Sanremo Rock and Trend Festival e Una Voce per l'Europa, che hanno offerto un palco importante a giovani band emergenti, il festival si chiude a Deruta giovedì 28 luglio alle 21.30 in Piazza dei Consoli con il concerto di Sherrita Duran, cantante e artista californiana che proporrà un tributo a grandi cantanti americane per la prima edizione di Deruta Soul Festival, nato nell'ambito di Musica per i Borghi. Grande la soddisfazione dell'associazione Musica per i Borghi, anima e motore del festival. Un lavoro che è durato un anno da parte di tutta l'associazione, tutti quanti, ringrazio anche Walter Pescatore, il direttore artistico, Musica per i Borghi, è un successo come potete notare anche dal pubblico, grazie alle oltre 2000 persone che sono qua, biglietti tutti venduti e ecco, il concerto di punta questa sera Elisa è riuscito alla grande. Archiviato questo grande successo, prima ancora che il festival si chiuda, si pensa già al prossimo anno. Abbiamo fatto questo, abbiamo fatto tanto per Marciano e vogliamo continuare a fare per Marciano, per la regione Umbria, per tutti e grazie ai nostri sponsor che ci sostengono come ogni anno una realizzazione di un festival di qualità.
Il servizio di personal trainer della Flexor Lab Performance ha dato vita a una partnership con l'Umbria Music Festival, evento alla prima edizione che si svolgerà a Todi dal 31 luglio al 2 agosto. Ci racconta di più Nicola Torrini. Le palestre, ormai da luoghi dedicati unicamente al mero allenamento fisico, stanno divenendo sempre più spazi volti al benessere e alla salute del corpo. Questo è particolarmente vero alla Flexor Lab Performance, struttura del Centro Medico Perugino di Fisioterapia e Riabilitazione Flexor Lab, che della cura del corpo a 360 gradi ha fatto da sempre la propria mission. È in quest'ottica che questo servizio di personal trainer ha voluto stringere una partnership con l'Umbria Music Festival, evento alla prima edizione che si svolgerà a Todi dal 31 luglio al 2 agosto, ospitando sul palco artisti del calibro di Irama, Coez e Il 3. Il nostro core business è far stare bene le persone, quindi la musica è quello che può essere una situazione di, diciamo, divertimento e spensieratezza, come può essere un festival, soprattutto di questo calibro. Per noi è una cosa interessante alla quale vogliamo partecipare attivamente, cioè vorremmo fare la nostra parte. In particolare, questo sostegno all'Umbria Music Festival si è concretizzato da parte di Flexor Lab Performance con la fornitura delle divise ufficiali della manifestazione a tutto lo staff. Ne approfitto per ringraziare l'Umbria Music Festival perché comunque ha creduto in noi e soprattutto l'amministrazione comunale di Todi, perché comunque è un evento che si prospetta come uno dei più importanti del centro Italia e farne parte a noi di Flexor Lab ci rende orgogliosi. Preservare le tradizioni, valorizzare le produzioni locali, rispettare l'ambiente e gli animali. Grifo Latte si impegna ogni giorno per garantire tutto questo e portare nelle vostre case latte 100% Umbria. Grifo Latte, abbiamo a cuore il nostro territorio. Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa. Quattro Rioni è una grande sfida alla conquista dell'ambito premio. Torna il Palio delle Barche a Passignano sul Trasimeno dal 24 al 31 luglio. Una gara di abilità per strada e in acqua nello spettacolare scenario del lago per una rievocazione storica unica nel suo genere. Palio delle Barche, l'attesa è terminata. Bellezza e benessere, in una parola, beauty. A Perugia, in via Sette Valli 320, il centro di bellezza di Claudio Barcaccia è pronto a prendersi cura di te. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia, mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, capelli, nails e abbronzatura per una bellezza a 360 gradi. Beauty, un universo di bellezza. Ciao
50ª edizione per la Rieti Terminillo Enel X-Way, tornata dopo 2 anni di stop a causa della pandemia. La Rossi Mercedes-Benz è stata sponsor e official car della competizione. Vediamo il contributo nel nostro Focus Aziende. La Rieti Terminillo Enel X-Way è alla sua 57ª edizione ed è tornata protagonista dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, prova concreta di quanto la gara sia legata al suo territorio e ne sia profonda espressione. La concessionaria Rossi Mercedes-Benz è stata sponsor e official car della competizione, organizzando anche un'area dedicata dove i partecipanti hanno avuto la possibilità di provare su strada alcune stelle della gamma EQ e ANG. Nell'edizione 2022 è stato riproposto il tracciato con un percorso ridotto rispetto al tradizionale, articolato in una manche per una lunghezza di circa 13 km. Con partenza dalla colonnina di Lisciano nel comune di Rieti e arrivo poco prima di Pianvalli, con un dislivello di 1000 metri e una pendenza totale del 7,5%. Un'edizione, quella di quest'anno, nella quale l'immagine della manifestazione si è rifatta il look, grazie a un progetto capace di coprire a 360 gradi tutte le esigenze di una realtà sempre più articolata. Assemblea dei soci per la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, durante la quale sono stati approvati all'unanimità il bilancio consuntivo 2021 e quello di previsione per il 2022. Sentiamo i dati nel contributo di Nicola Torrini. Nel 2021 la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, l'ente della Regione Umbria incaricato della formazione del personale della PA, ha organizzato oltre 450 attività formative e registrato 26.000 partecipanti da tutta Italia. Ha stipulato 78 convenzioni con enti pubblici e ordini professionali, mentre i docenti incaricati sono stati 500. Numeri in crescita nonostante una forte riduzione e razionalizzazione della spesa affrontata dalla scuola stessa. Sono questi alcuni dei principali dati forniti dall'amministratore unico Marco Magarini Montenero nel corso dell'assemblea dei soci, durante la quale sono stati approvati all'unanimità il bilancio 2021 e il bilancio di previsione per il 2022. Un'occasione durante la quale, alla presenza dell'assessore regionale Paola Gabiti, è stato anche deciso l'ulteriore potenziamento del consorzio formativo, ormai definitivamente accreditato a livello nazionale. I dati che abbiamo ascoltato, che siamo appunto a conoscenza del grande lavoro svolto in quest'ultimo anno, purtroppo dopo anche 2 anni di pandemia, ma che sono in grandissima ripresa, e quindi l'incremento dei corsi oltre il 20%, ci danno ovviamente la dimensione della scuola, una scuola importantissima che rappresenta davvero un valore aggiunto per la nostra regione, per far sì che tanti dipendenti pubblici possano davvero acquisire quelle competenze e conoscenze necessarie per attuare e per aiutare sia le pubbliche amministrazioni ma anche i nostri cittadini umbri, così come le imprese, perché è necessario che si acquisiscano le competenze anche nell'ottica e nello scenario che stiamo vivendo legato all'attuazione dei fondi del PNRR, così come la nuova programmazione. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a conoscere la nuova officina Jeep a Terni, con importanti investimenti sul territorio per la concessionaria Central Car. Sentiamo di più nel servizio. Nuova vita per l'officina meccanica Jeep di Terni della concessionaria ufficiale Umbra Central Car. La società guidata da Ettore Pedini ha infatti deciso di investire fortemente nella struttura di via Giacomo Benucci 30, dotandola di nuove tecnologie e strumentazioni e di ulteriore personale specializzato.
un'operazione che il gruppo Central Car ha messo in piedi per venire incontro alle esigenze di una clientela Jeep che si amplia costantemente, prestando comunque sempre grande attenzione alla qualità. Oggi con la grande evoluzione di Jeep e con l'importanza che ha assunto la concessionaria di Terni, abbiamo ritenuto che fosse ormai indispensabile fornire ai nostri clienti un servizio all'altezza del brand. E allora, per far presto e per risolvere tutto, abbiamo affidato la gestione di questa officina alla nostra società partecipata Central Car Service, la quale da 40 anni è la nostra assistenza a Perugia, la quale nel ranking delle concessionarie d'Italia, tutte marche, ha delle performance eccellenti di primo livello. Quando una casa che fa il monitoraggio delle opinioni dei clienti ti porta a far conoscere le tue performance che sono pari al 93-94% della soddisfazione globale del cliente, beh, il fatto è sotto gli occhi di tutti. A Terni abbiamo preso due tecnici di alto livello e un accettatore giovane che ha fatto i corsi e stiamo formando. Il tutto sotto la supervisione del nostro service manager di Perugia, Riccardo Gentili. Pertanto Terni non sarà nient'altro che una Perugia, magari più piccola, ma con la stessa qualità dei servizi. Il personale, le competenze, gli strumenti saranno disponibili anche nella sede di Terni, tutto questo per far vivere al nostro cliente un'esperienza degna del marchio Jeep. Per me è un onore accettare questa nuova sfida e ci impegneremo al massimo per dare servizi di altissima qualità ai nostri clienti che decideranno di venirci a trovare. Questo era l'ultimo contributo. Prima di salutarvi vi ricordo che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube e vi invito a seguire le attività della nostra agenzia sui social, Facebook, Twitter e Instagram. Da Carla Damo e dalla redazione un buon proseguimento di programmazione.